Il ruolo creativo è quello di creare un'idea che abbia attinenza ovviamente col prodotto, ma che sia indubbiamente, proprio perché creativo, grazie a Dio, sia di impatto, godibile, che faccia entertainment, che possa intrattenere chi ti guarda. Per farla molto breve, il cliente ci comunica qual è il prodotto, quindi le caratteristiche del prodotto. Noi iniziamo a pensare creativamente a delle idee, quindi per dei film o delle stampe o insomma quel che è. Vengono presentati, una volta approvati dal cliente si inizia la vera e propria produzione di uno spot, quindi una casa di produzione, la scelta di un regista, quindi è importante perché poi dipende dal regista il tocco che vuole dare al film. E poi di fatto viene prodotto fisicamente il film, quindi si cerca la location, si trovano le persone giuste con il casting, se ci sono dei testimonial, se ci devono essere persone, personaggi da trovare o situazioni tipo posti particolari, che sia una città al mare come oggi. Il prodotto è molto semplice, cioè è una summer card con la quale puoi parlare quasi senza limiti, ti permette di parlare e messaggiare quanto vuoi, quindi è una comunicazione di libertà di parlare, libertà quindi di vivere l'estate a pieno, al massimo, risolta in maniera molto colorata e gioiosa, con questa serie di balloon, che ognuno ha un bla 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 sopra, come se il balloon fossero, come nei fumetti, no? il nostro parlare, il nostro voler continuamente parlare a tutti, con tutti. Si cerca sempre di dare molta importanza a quelle che sono le richieste del cliente, non parlare in modo autoriferito, noi siamo, noi facciamo. Questo rispecchia poi anche la pubblicità, dove in generale si vede sempre una community fatta di persone come noi, anche i testimonial che utilizziamo, Facchinetti, Ilari, Blasi, sono persone normali, come tutti noi. Capita loro quello che capita a noi, cioè non sono testimonial del cliente Vodafone, sono giustamente, come deve essere, persone normali, quindi che hanno le esigenze di tutti.